Va ora in onda Radio Speranza Notizie, a cura della redazione giornalistica. Un cordiale saluto a tutti da Massimiliano Spiriticchio, al microfono Natascia in regia, e da tutti noi di Radio Speranza in Blu, la radio della Chiesa Metropolitana di Pescara Penne, che trasmette sugli 87,6 MHz e su www.radiosperanzapescara.it. Siamo anche su Facebook, dove ci potete cercare digitando Radio Speranza. L'Abruzzo continua ad essere mercato appetibile per i trafficanti di droga e non si prevedono mutamenti per il prossimo futuro. Anzi, lo spettro d'azione, circoscritto fino ad alcuni anni fa agli albanesi e ai romeni, con l'immancabile apporto dato dai nomadi stanziali per lo smercio al minuto, si è allargato ad altre etnie, con il diffondersi nell'Europa occidentale di cittadini del terzo mondo che arrivano dall'Africa, tunisini, marocchini e nigeriani, e dall'America Latina, dominicani. Lo afferma nella sua relazione annuale il sostituto procuratore nazionale antimafia Olga Capasso. Sulla bocciatura da parte del Comitato Ristretto dei Sindaci del Territorio per quanto riguarda il bilancio di previsione 2014 della ASL di Lanciano, Vasto Chieti, interviene il direttore generale Francesco Zavattaro. Questa direzione generale, sottolinea, ha presentato un bilancio di previsione che ha cercato di limitare i tagli a personale e servizi, e per questo non ha ottenuto l'approvazione dell'organo di controllo. Ora il Comitato Ristretto dei Sindaci attacca l'ASL facendo proprio e condividendo in pieno quel parere. Ciò è singolare, rimarca Zavattaro, dal momento che ogni giorno gli stessi sindaci ci accusano di fare fin troppi tagli. I deputati abruzzesi del Movimento 5 Stelle hanno presentato un'interrogazione parlamentare che riguarda la situazione del reparto di neurochirurgia dell'ospedale di Pescara, dopo i casi di infezione e i problemi di igiene segnalati nei mesi scorsi. Nel testo i deputati ricordano l'ispezione effettuata nel luglio 2013 dal nucleo antisofisticazioni e sanità, che dispose la chiusura della sala operatoria di quel reparto in quanto non conforme alle norme vigenti in materia igienico-sanitaria. I deputati chiedono un intervento del governo. La caserma Berardi, un tempo centro di addestramento reclute dell'esercito a Chieti, ospiterà i carabinieri. Lo ha annunciato il sindaco teatino Umberto Di Primio al termine di un incontro a Roma presso il Ministero della Difesa con il sottosegretario Gioacchino Alfano, il direttore centrale dell'Agenzia del Demanio Paolo Maranca e i rappresentanti degli stati maggiori di esercito e difesa. A Viaferri dunque arriveranno tutti i carabinieri presenti a Chieti, con l'esclusione del Centro Nazionale Amministrativo e della Compagnia dello Scalo. Sono stati 60 dall'inizio dell'anno i provvedimenti di rimpatrio con foglio di via obbligatorio emessi dalla Divisione Anticrimine della Questura di Chieti nei confronti di persone trovate a delinquere o pregiudicati che non hanno saputo giustificare la loro presenza sul territorio provinciale. Sono stati inoltre emessi 24 provvedimenti di avviso orale a pregiudicati che con i loro comportamenti hanno dimostrato una forte pericolosità sociale. L'attività va inquadrata nell'ambito delle iniziative adottate dal questore di Chieti, Filippo Barboso, su prevenzione e contrasto a furti e rapine. Verrà esteso fino al prossimo 31 dicembre il rapporto tra Ambiente S.p.A. ed Eco S.p.A. per il conferimento del pattume di tutti i comuni soci di Ambiente S.p.A., Pescara compresa, nella discarica di Casoni. È stato deciso nella riunione dell'assemblea che si è svolta due giorni fa, scongiurata dunque l'emergenza ambientale, visto che i contratti in corso con la Deco S.p.A. per l'utilizzo della discarica Casoni sarebbero giunti a scadenza il prossimo 28 febbraio.
La prosecuzione del servizio è stata resa possibile dalla legge regionale che riguarda la costituzione dell'ATO unica regionale. Dopo la manifestazione dei commercianti ieri in strada a Pescara arriva il commento dell'assessore alle finanze comunale Massimo Filippello. È chiaro che la manifestazione della Confcommercio non aveva alcuna volontà di confronto con la pubblica amministrazione, ma intendeva essere solo un'occasione di sfogo offerta agli operatori commerciali che hanno preso parte all'iniziativa contro quella crisi planetaria che ha colpito non Pescara o l'Abruzzo, ma il mondo intero. Mi dispiace per quei commercianti che magari avrebbero voluto discutere con il governo cittadino. L'amministrazione resta a disposizione dei cittadini, conclude Filippello. Gli appuntamenti in programma nei prossimi giorni. Quarto convegno delle aggregazioni laicali dell'Abruzzo e del Molise promosso dal CRAL della Conferenza Episcopale Abruzzese Molisana sul tema La Chiesa in uscita e una Chiesa con le porte aperte. Il prossimo 1 marzo alle 15.30 presso l'Oasi dello Spirito a Monte Silvano Colli. Ci sarà Ernesto Olivero, fondatore del SERMI, Arsenale della Pace. Saranno presenti i vescovi della Conferenza Episcopale Abruzzese Molisana con il saluto del presidente della CEAM e arcivescovo di Pescara Penne, Sua Eccellenza Monsignor Tommaso Valentinetti, e di Sua Eccellenza Monsignor Angelo Spina, delegato CEAM per il laicato. Il prossimo sabato 1 marzo alle ore 21 e domenica 2 marzo alle ore 16.30 presso l'auditorium Papa Giovanni Paolo II in via Cavour 9 a Pescara sarà proiettato il film L'ultima cima presso la parrocchia della Beata Vergine Maria del Rosario. Nell'occasione del 50° anniversario della Chiesa di Sant'Andrea Apostolo a Pescara, i missionari oblati di Maria Immacolata organizzano la serie di incontri verso la Pasqua a catechesi di tre vescovi. Primo appuntamento sabato 15 marzo alle 19 con Sua Eccellenza Monsignor Giancarlo Bregantini, arcivescovo di Campobasso Larino, sul tema La fede del Samaritano. E siamo invece agli appuntamenti, al doppio appuntamento domani alle ore 21 e domenica alle ore 17 presso il Teatro Marrucino di Chieti con Il Mercante di Venezia. È una delle tragicommedie di William Shakespeare più note e rappresentate, ambientata nella Venezia del XVI secolo. In scena vengono messi in risalto l'amicizia tra Antonio e Bassiano, l'amore di Bassiano e Porzia e l'avidità, l'odio ed il rancore che tormentano Shylock. E siamo con questo alle previsioni del tempo. Oggi su Pescara e provincia si prevedono piogge deboli al mattino, cielo coperto con qualche pioggia nelle ore centrali, nubi sparse nel pomeriggio e cielo poco nuvoloso in serata con temperature da 10 a 14 gradi e venti deboli. Il mare è previsto da poco mosso a mosso. Tra poco ci risentiremo con le notizie in arrivo dal mondo della Chiesa. Per adesso ci salutiamo ricordandovi che la nostra emittente Radio Speranza in Blu è sugli 87,6 MHz e su www.radiosperanzapescara.it, ma è anche su Facebook, dove ci potete cercare digitando Radio Speranza. Da Massimiliano Spiriticchio al microfono, Natascia in regia e da tutti noi di Radio Speranza in Blu, la radio della Chiesa Metropolitana di Pescara Penne, a risentirci tra poco. Abbiamo trasmesso Radio Speranza Notizie, a cura della redazione giornalistica.